Cari amiche e cari amici, sicuramente gran parte di voi conoscerà le Metamorfosi di Kafka. C'è un'intervista che pubblicherò oggi, oggi è 20 maggio 2021, sul Decimo Toro Interviste, questo canale che è veramente spettacolare con interviste incredibili. E l'intervista è a Roberto Pecchioli che prende spunto dalla Metamorfosi di Kafka per aiutarci a comprendere meglio il periodo che stiamo vivendo. Questo periodo surreale dove i padroni dei cani girano con la museruola e accompagnano a spasso cani senza museruola, questo periodo dove un'influenza mondiale condiziona le vite di tutti e ci costringe ad essere chiusi in casa. Questo periodo di grande trasformazione, che può essere una grande occasione di crescita spirituale, come un abbrutimento e una sorta di forma di autismo collettivo, dove ciascuno è terrorizzato e ripiegato su se stesso. Detto questo, però, volevo accennare alla Metamorfosi di Kafka, che è un lungo racconto scritto nel 1912, che è uno dei testi famosissimi che descrivono le vicende di un uomo che è il protagonista e si chiama Gregor Samsa. Questo una mattina si sveglia, sta nel suo letto tranquillamente e si rende conto di essere diventato un enorme scarafaggio, di star lì con le zampette all'aria. E generalmente ecco questa metamorfosi interpretata come una allegoria proprio dell'alienazione dell'uomo moderno. Alienazione di tutti i tipi, dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista relazionale, e in ogni caso un isolamento, un ripiegamento su se stessi e un'incapacità di comunicare con i propri simili. E per questo che Pecchioli, arguto e intelligente intellettuale qual è riuscito a vedere tutte queste analogie con la situazione che stiamo vivendo. Questo racconto è anche un ottimo esempio anche della visione kafkiana. Il destino dell'esistenza di ciascuno di noi è in mano a forze oscure, è in mano a forze inconoscibili che a volte possono operare in maniera irrazionale, assurda, creando delle situazioni veramente ai confini della realtà. Pensate solo al concetto del coprifuoco, che assurdità! E il racconto è questo, la sintesi ovviamente. C'è questo scusate, Gregor Samsa, che ha una notte turbolenta, sogni inquieti, la mattina si risveglia e si rende conto di essere un enorme insetto. Lui è un semplice commesso viaggiatore, ma molto preciso, molto metodico, e si è svegliato in ritardo rispetto al solito. E questo già è un enorme problema per lui, perché lui è una persona pignola, meticolosissima. In più si rende conto di aver assunto le sembianze di questo gigantesco e raccapricciante scarafaggio. Che cosa fa Gregor? Pensa al suo aspetto mostruoso? No, pensa, oddio, sto in ritardo, qui parte il treno e io sto in queste condizioni, perderò il treno della mattina. Gregor vive con i genitori e la sorella Grete, che preoccupati dal ritardo, conoscendolo come persona molto meticolosa, vanno a vedere che sta succedendo, convinto che sia malato, che gli sia successo qualcosa. Lui cerca di scendere da letto, ma non riesce a capovolgersi perché ha le zampette, o meglio, le zampone in aria perché è riverso sulla schiena. E comunque riesce ancora a parlare perché la metamorfosi è ancora in atto. Gli dice: no, no, tutto bene, sebbene la sua voce era già un po' modificata a causa della sua nuova condizione. Gregor finalmente con enormi sforzi ce la fa a scendere dal letto e arrivare alla porta, proprio mentre il suo datore di lavoro, siccome lui non era andato al posto di lavoro, entra nell'appartamento per avere notizie di lui. Da dietro la porta comincia ad insultarlo, lo accusa di le cose più svariate, gli dice: ah, se, non sei venuto al lavoro, sei licenziato. Gregor vorrebbe ribattere, ma a questo punto la trasformazione è quasi completa, riesce solo a emettere suoni indefiniti. Finalmente riesce ad arrivare alla maniglia, si aggrappa, la abbassa con la mandibola e apre la porta. La madre di Gregor immediatamente ha un collasso e sviene. Il padre aggredisce questo mostro a colpi di bastoni, lo ferisce lievemente. Gregor chiude la porta a chiave e poi crolla esausto e addormentato. Insomma, tutta la famiglia, un po' alla volta, si abitua a questa nuova situazione. La sorella di Gregor, Grete,
cerca di occuparsi di lui, però nessuno più porta a quel punto lo stipendio a casa, quindi i vecchi genitori devono tornare a lavorare e Greta dovrà abbandonare le lezioni di violino. Trascorre il tempo, Gregor, lo scarafaggio ormai confinato in uno sgabuzzino, è sostanzialmente sempre più solo ignorato dalla famiglia. E l'appartamento è dato in subaffitto da tre inquilini che vivono quindi nella stessa casa, non rendendosi conto del mostro nella stanza. Una sera Greta suonava il violino davanti ai nuovi ospiti e Gregor resta estasiato. Allora esce dalla camera, arriva fino alla soglia della stanza perché sentiva questo bellissimo suono del violino e all'improvviso si rendono conto, soprattutto gli inquilini, del mostro. E immediatamente questi scappano e la situazione economica della famiglia ha un nuovo tracollo. Il padre decide che è il momento di sbarazzarsi di Gregor, che umiliato e abbandonato da tutti si lascia morire di inedia. Questa, in sintesi, è la metamorfosi di Kafka, che è una metafora che si sviluppa in varie direzioni. Da una parte c'è una denuncia dell'oppressione delle regole sociali sull'individuo, questo mito del lavoro che schiaccia l'individuo, lo spersonalizza, e poi c'è anche un apologo dell'impossibilità di comunicare realmente tra esseri umani. Quindi la tematica della alienazione di questa persona isolata, trasformata in qualcos'altro da quello che è, e i rapporti anche di affetto, di amore si capovolgono al punto che Gregor verrà ucciso dai suoi stessi familiari. Ecco, e in questo racconto le cause di questa trasformazione non vengono spiegate, non vengono indagate da Kafka, e comincia il racconto subito con questo presa d'atto di questa trasformazione. Gli altri membri della famiglia sono i cosiddetti normali, no? Della vita nella società, che però sono disgustati e neanche loro poi nel racconto si pensano: ma come è potuta accadere questa trasformazione? No, stanno semplicemente a pensare, solamente a pensare a cose molto pratiche. E quindi questa metamorfosi diventa per Kafka la chiave di lettura dell'uomo contemporaneo, ed è straordinario come sul Decimo d'Oro interviste Roberto Pecchioli faccia analogie tra questo racconto e la situazione di Gregor e tutta l'assurdità che stiamo vivendo, che solo se vista da 2 anni fa, sarebbe sembrato qualcosa di impossibile e surreale. Eppure è quello che stiamo vivendo, e sentirete con la sua solita arguzia, col suo solito acume e la sua vastissima cultura le analogie che Roberto Pecchioli troverà tra Kafka e questo sorta di incubo collettivo che stiamo vivendo. Decimo d'Oro Interviste, guardate, è un canale bellissimo, vi metto il link in descrizione, il link nel primo posto in alto. Mi dovete aiutare voi. Ci ha boicottato un video importantissimo su Viganò. Vi consiglio, da me c'era 55.000 visualizzazioni. Comunque, i proprietari sono i Triari, e vi consiglio di andare a vederlo sul canale. Basta che cliccate Triari YouTube, perché sono i proprietari. È giusto, un canale piccolo che va appoggiato in ogni caso. Sono bravi amici cristiani autentici, cristiani autentici. Se non conoscete il canale, ne resterete veramente affascinati. E in ogni caso io vi chiedo di aiutarmi al Decimo d'Oro Interviste. Condividete il link, soprattutto parlate a voce ai vostri amici, aiutatemi a crescere. Ora il Decimo d'Oro 1 e 2 hanno gli strike, potrebbero essere chiusi, me li bloccano, usano delle tecniche per non farmi crescere. Per il momento il Decimo d'Oro 3 è ancora tranquillo, senza strike, senza avvisi. E prima che comincino ad arrivare, aiutatemi a crescere. È un aiuto di cuore che vi chiedo proprio con tutto il cuore, soprattutto se siete fedeli al Decimo d'Oro, se vi piacciono i miei video. E vi renderete conto di quanto sono spettacolari il video di Decimo d'Oro Interviste. Link in descrizione, primo posto in alto. Buona giornata, amici. Un caro abbraccio a tutti e non perdete mai la forza spirituale, che si trova tanta serenità attraverso la preghiera e l'introspezione. Un caro abbraccio, Marco.
Cosmo.